E ciao a tutti popolo di YouTube, qua è DJ PlayStation e oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi si parla di nuovo di cloni di Street Fighter, stavolta non per Super Nintendo, ma per NES. Prepariamoci al peggio. Infatti il gioco di oggi si chiama Master Fighter 6 e già il fatto che si spacci come un sequel del gioco tarocco recensito dal sottoscritto anni e anni fa non è che mi faccia proprio ben sperare. I veterani del canale ricorderanno sicuramente il mio vecchissimo gameplay di Master Fighter 2, un clone di Street Fighter che non si è presentato proprio nel migliore dei modi. Con movimenti legnosi, grafica discutibile, insomma, la solita musica quando si parla di videogiochi non ufficiali di manifattura cinese. Ma riuscirà Master Fighter 6 a cancellare il brutto nome datogli dal suo predecessore? Direi a malincuore di avviare il gioco e di scoprirlo. Il gioco, a differenza di Master Fighter 2, si presenta già in modo diverso. È possibile notare a primo impatto che ci sono stati dei cambiamenti più che graditi. Ora infatti è possibile scegliere dalla schermata del titolo la difficoltà e il numero di giocatori, cosa che nel primo clone di Street Fighter 2 non era possibile. Ovviamente scelgo la difficoltà facile, premo Start e oh mio Dio, cosa sono tutti questi personaggi? Ebbene sì ragazzi, il solito trucchetto delle multicard cinesi vale anche per la roster di questo gioco. Se ve ne siete accorti, infatti la metà della roster è costituita dai classici personaggi di Street Fighter 2 con le artwork leggermente modificate. Tutto ciò ha dato vita a veri e propri capolavori come Sagat con il parrucchino, Zangief pelato, un Ken palesemente incazzato perché il parrucchiere gli ha sbagliato taglio di capelli e per ultimo M. Bison con la coppola. Personaggi strambi a parte, il gioco mi ha sorpreso tantissimo. Dal punto di vista grafico è a dir poco impressionante, i fondali sono molto dettagliati e maledettamente ricchi di colori. Il solo pensare che tutto ciò sia eseguito su NES mi fa rimanere davvero di stucco. Ma ovviamente a ben poco serve la grafica se alla base del gioco non c'è un buon gameplay. E devo dire che anche sotto questo punto di vista il gioco non è malaccio. I movimenti saranno sì un po' legnosi, ma sinceramente ho visto molto di peggio. Un grave difetto però sta nel fatto che è possibile colpire l'avversario anche quando è a terra, e ciò ovviamente permette uno spam senza eguali. A parte questo, non ho riscontrato bug di alcun tipo, e la cosa è molto strana visto che quando si parla di giochi cinesi i bug sono all'ordine del giorno. Ovviamente, come vuole la tradizione dei picchiaduro tarocchi, il gioco finisce quando si battono tutti i personaggi, i quali ovviamente vengono affrontati in ordine totalmente randomico. Una volta finito il gioco, comparirà questa schermata. Sì ragazzi, un misero congratulation, bianco su sfondo nero, con un font striminzito, senza musica, senza immagini, niente di niente. E dopo qualche secondo di questo nulla cosmico si torna alla schermata del titolo. Bene ragazzi, sembrerebbe che anche il video di oggi finisce qui. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate il mi piace, se vi ha fatto cagare lasciate il non mi piace, se volete altri video vi ricordo che potete sempre iscrivervi al mio canale, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!